Siamo Yasunidos qui con noi. Ci abbiamo Zaze Miata dalla Bulgaria che è venuta, domani arriveranno i compagni dalla Nigeria per partecipare. Ci abbiamo anche delegati dalla Thailandia, dal Thai Climate Network, eccola dietro. Siamo riusciti a farci finanziare un piccolo progettino per avere, diciamo, l'opportunità di poter rincontrarci con compagni di strada, persone e organizzazioni con le quali abbiamo lavorato e vorremmo lavorare in futuro per la giustizia climatica e per la giustizia ambientale. In questi giorni stiamo spendendo una settimana di lavori in chiusura con giovani e meno giovani per rafforzare le capacità di azione attraverso campagne che sono anche coordinate a livello internazionale per cercare di fare un passo in più per lottare contro i cambiamenti climatici. Nei prossimi giorni avremo modo di approfondire varie tematiche, da strumenti di campaigning in senso stretto fino a tematiche più ampie come strumentazione di mappature partecipate piuttosto che strumenti legislativi alla portata dei cittadini, ma anche strumenti e battaglie legali per chiedere la giustizia climatica. Siamo tutti qui per, ripeto, rafforzare le proprie competenze, ma soprattutto condividere insieme un percorso per ideare una campagna che non arriva da qualcun altro, che non arriva da grande organizzazione, ma che nasce dai giovani di queste organizzazioni che insieme vogliono cambiare qualcosa e fare un passo in più. Quindi in questi giorni lavoreremo a creare questa campagna che implementeremo verso la prossima COP che si terrà a Bonn. Quindi vi chiedo di cercare su Facebook e sui social media Climact, perché i prossimi mesi condivideremo quello che è la strategia sulla quale oggi stiamo lavorando e cercheremo di portare attenzione in Nigeria, in Ecuador, in Italia e in Bulgaria su quello che accade con i cambiamenti climatici e le decisioni che i nostri governanti prendono. Oggi è stata la prima giornata dei lavori, è stata una giornata anche molto entusiasmante per le energie, la voglia di fare e le speranze. Nonostante il contesto molto critico, quando si parla di cambiamenti climatici è difficile vedere le cose in maniera positiva, invece qui siamo pieni di idee e di speranza per poter cambiare qualcosa. Il cambiamento deve essere strutturale, ma passa anche per ognuno di noi, quindi questo, diciamo, dalla giornata di oggi è un po' il messaggio che vorremmo far passare. E certo, il mondo è difficile, i problemi sono molto complessi e uno si sente anche, diciamo, con poco potere per far fronte a queste cose, ma il cambiamento passa tramite ognuno di noi e nella capacità di ognuno di noi di organizzarsi ed insieme cercare di cambiare le cose. Mi fermo qui perché non voglio togliere più tempo alla discussione e vi invito, ci saranno tutta una serie di attività durante la settimana qui alla Torre, a tornare a incontrarci, anche a incontrare le delegazioni internazionali che saranno qui presenti con noi, perché sono pieni di esperienze molto positive e tanta ispirazione da loro ci arriva in Italia e ci fa tanto bene vedere che le cose si cambiano un passo alla volta. Grazie. Grazie Lucy, e prima di passare la parola a Vandana volevo spendere due parole sulla collaborazione che stiamo portando avanti con Navdanya, che è la sua associazione e che da quest'anno ha una sede anche a Roma. Ringrazio Lucy Schroff che è qui con noi da qualche parte, perché assieme e anche con altre attiviste delle nostre associazioni abbiamo curato un dossier che è uscito proprio recentemente, alla fine di maggio. Questo dossier, che si chiama Il veleno è servito, è la prima volta per noi Via Sud in cui approfondiamo in maniera specifica gli impatti legati al modello agroalimentare. Lo abbiamo fatto perché in questo momento c'è una grande attenzione sul tema dei pesticidi in Europa. È da poco scaduta l'autorizzazione per il glifosato, che è un pesticida particolarmente famoso, il più diffuso al mondo, anche un pesticida particolarmente simbolico per i danni che ha prodotto in giro per il mondo, e proprio l'Europa deve decidere entro quest'anno sul rinnovo della sua autorizzazione per il futuro. Quindi è nata una campagna europea, forse alcuni di voi lo sapranno, UNICE, un'iniziativa dei cittadini europei, per raccogliere 1 milione di firme a livello continentale e così influenzare la Commissione europea. Sono state raccolte queste firme, più di 1 milione di firme, in un tempo record, in poco più di 5 mesi. Le consegneremo tra poco alla Commissione europea, e quindi per rafforzare questa campagna, per dire la nostra su questo tema, abbiamo scritto e abbiamo diffuso questo dossier, che chiaramente è, come tutte le nostre pubblicazioni, gratuitamente scaricabile dal sito di Assud, dal sito anche di Navdanya International.
In questo dossier noi raccontiamo quali sono le storture del modello agroalimentare, un modello che espelle i contadini dalle loro terre, un modello che va concentrandosi in maniera pericolosa in un numero sempre minore di soggetti economici. Fino ad oggi erano 7 le grandi multinazionali che gestivano le sementi a livello mondiale e tutto il mercato dell'agrotossico. Stanno diventando 4 perché 6 di loro si stanno fondendo a due, quindi questo processo è un processo pericoloso, è un processo che ha a che vedere con quello che, come Rucci mi ha insegnato, come Vandana insegna, si può chiamare cartello tossico, cioè un cartello di imprese che avvelena deliberatamente i cittadini che si nutrono di cibi così coltivati. Abbiamo quindi fatto questo lavoro e soprattutto abbiamo raccontato, e qui giuro mi taccio, le esperienze di lotta in giro per il mondo, tutte le esperienze che ci arrivano dall'America Latina, dal sud-est asiatico, e che ci insegnano come attraverso delle mobilitazioni davvero forti e capillari si possano vincere delle battaglie veramente importanti. Quanto è avvenuto in Sri Lanka, quanto è avvenuto in Costa Rica, c'è una battaglia enorme in Argentina dove il glifosato unito alle colture OGM di soia ha fatto veramente dei disastri enormi, e soprattutto proviamo a smascherare quanto poco sono trasparenti i processi di valutazione, cioè chi decide se una sostanza è pericolosa o no sono funzionari che il giorno prima o il giorno dopo lavorano nelle stesse imprese che devono essere certificate. Quindi vi invito, se volete approfondire il tema, a scaricare anche questo dossier tra tutte le cose che ci sono e a farvi una idea vostra. E andiamo al momento che tutti aspettate, cioè lasciamo la parola a Vandana. Io le ho già detto che siamo qui per lavorare sui cambiamenti climatici. Molto spesso quando parliamo di cambiamenti climatici ci viene in mente l'energia e quindi il petrolio, il carbone, ma in realtà il modello alimentare è molto legato al tema dei cambiamenti climatici, in un doppio senso: da un lato perché contribuisce al 30% di tutte le emissioni globali di gas climalteranti, dall'altro lato perché l'agricoltura è impattata, è colpita dalle modifiche del clima, quindi è ancora più importante unire queste cose. Qualche tempo fa Vandana e altri scienziati hanno lanciato un manifesto sul cambiamento climatico e sicurezza alimentare, in cui dicono fondamentalmente una cosa semplice, che i movimenti dicono da una vita, ovvero che gli OGM, l'ingegneria genetica, i biocarburanti sono false soluzioni, non sono vere soluzioni per i cambiamenti climatici, e che la vera soluzione esiste sotto gli occhi di tutti ed è scegliere la biodiversità, scegliere un'agricoltura in armonia con la natura, scegliere l'agricoltura contadina. Quindi da questa riflessione, che raccoglie quello che è anche il nostro portato, il nostro obiettivo ultimo quando parliamo del modello agricolo che vorremmo, io passo la parola a Vandana Shiva. And our future. Grazie mille a tutti, è veramente una gioia essere qui al campo climatico e rincontrare di nuovo gli amici che lottano per la difesa dello Yasuni e anche tutti gli altri voi che lottate per la difesa della terra. I think for a while there was a total misconception that climate change had to only do with energy systems. And if you could change energy systems, everything would be fine. Per parecchio tempo c'è stato un equivoco, ossia che il cambiamento climatico avesse a che fare solamente con l'energia, che quindi se si fosse cambiato il modello energetico tutto sarebbe andato a posto. And the second misconception was, as long as you allow markets to solve a problem that markets have created, everything will be fine, which is why 10 years was lost in the Kyoto Protocol, which is only about trade in emissions. E il secondo equivoco era quello che se si fosse lasciato spazio ai mercati di risolvere questo problema, allora tutto sarebbe andato a posto, e quindi si sono persi 10 anni dall'accordo di Kyoto. Trade in emissions is like what the Catholic Church used to do. I think they, you know, if you had sinned or robbed someone and you went to the bishop and you could give them a gift. What is it called?
And your sins were forgotten. No, it wasn't confession, there was another word for it. Indulgence. Indulgence. So, emissions training is like an indulgence. All the polluters get together, the governments give them rights, and then they can keep polluting and do trade and make more money. So it's like an indulgence, except that now that the market is God, the indulgence gets given to corporations and not bishops. Quindi il commercio delle missioni si può paragonare un po' a quello che succedeva con la Chiesa Cattolica, ossia che quando qualcuno commetteva dei peccati veniva data un'indulgenza. Solamente in questo caso sono coloro che inquinano, le compagnie che inquinano, a cui i governi danno dei diritti di poter continuare ad inquinare, basta finché paghino. E quindi la differenza è che in questo caso il mercato è adesso diventato Dio. The point is that industrial agriculture is a fossil fuel based agriculture, but it's being left out of the equation. And so in 1999, I think it was, before the Copenhagen Summit, I wrote a book called Soil Not Oil. L'agricoltura industriale è un'agricoltura totalmente basata sugli combustibili fossili, però è stata completamente lasciata fuori dall'equazione. Già nel 1999 ho scritto un libro che si chiamava Terreno e non petrolio. There are three very, very big chunks of the greenhouse gas emissions that come from industrial farming. The first, of course, is carbon dioxide. In the making of nitrogen fertilizers, in the running of the big machines, and in the big food miles of transporting food over long distances. Ci sono tre grandi fattori di emissioni relativi all'agricoltura. Uno è proprio l'emissione dell'anidride carbonica nelle macchine che sono coinvolte nell'agricoltura, nei trasporti. But there's a gas that's 300 times more deadly in damaging the climate. And that is nitrous oxide that comes from nitrogen fertilizer. Aspetta. C'è un gas che è però 300 volte più mortale di questo dell'anidride carbonica. During the war in Germany, they used to use fossil fuels to burn at very high temperatures to make ammonium nitrate and then make explosives from it. The same technology became the technology for making nitrogen fertilizer. And the language that was used then was, we will now make bread from air. We don't need land. Durante la guerra in Germania si usava bruciare i combustibili fossili per costruire gli esplosivi. La stessa tecnologia è stata poi utilizzata in agricoltura. E veniva usata questa frase, creeremo il pane dall'aria, non abbiamo bisogno della terra, del terreno. Of course, you don't make bread from air, in fact you stop growing bread after a while. Because your soils that have chemical fertilizers start to get desertified, especially under tropical conditions. Ma ovviamente non è possibile fare il pane, anzi si finisce di fare il pane perché il terreno diventa con l'uso dei fertilizzanti diventa completamente desertificato. We've just done a study in soils fertilized by chemical fertilizers, all nutrients are going down, including nitrogen.
Whereas in organic soils, all nutrients are going up. Abbiamo appena condotto una ricerca sul terreno fertilizzato proprio dai fertilizzanti, in cui i nutrienti spariscono, mentre il terreno organico mantiene tutti i nutrienti. You don't have to burn fossil fuels at high temperature, because nature has a much smarter way to fix nitrogen, which is through the beans and the pulses and the leguminous plants. Non c'è bisogno di bruciare i combustibili fossili ad un'alta temperatura, perché la natura ha già il suo modo di farlo, di fissare il nitrogen, l'azoto, attraverso i legumi e i fagioli. So when you apply synthetic nitrogen to the soil, your soil gets desertified because the organic matter that is real soil, it holds water. I won't go into details about soil ecology, but it holds water, and 0.5% can hold 80,000 liters of water in a hectare. Very technical. Fertilizzanti artificiali uccidono la capacità dell'acqua di riprodursi nel terreno. And when your soils are desertified, you need to apply more and more water. You need 10 times more water to grow the same amount of crop. Quando il terreno è desertificato, hai bisogno di molta più acqua, 10 volte più acqua per poter coltivare il cibo. And while this is emitting nitrous oxide, it's also killing the soil. And so farmers get hit in two ways. They get hit by desertified soils and they get hit by climate change. In questo modo appunto viene distrutto il terreno e i contadini vengono colpiti due volte dalla desertificazione e dai cambiamenti climatici. And I know Ruchi will come back to the camp later, during the week or something. Will Ruchi come back? So I'm not going to go into the details, but we have done a manifesto called Terra Viva, which shows how the refugee crisis is related to all this, including Nigeria, including Syria. How the soils get desertified, those same ways of doing farming emit more greenhouse gases, cause more climate change, and then people are pushed off the land. And that's why you have more and more people leaving their homes, because it's unlivable. Ruchi tornerà per il campo, ma comunque per voi che non siete parte del campo, noi abbiamo fatto come associazione, abbiamo scritto un manifesto chiamato Terra Viva, in cui affermiamo che anche la crisi migratoria dei rifugiati è totalmente legata a cambiamenti climatici. Paesi come la Nigeria, la Siria si stanno desertificando e quindi gli abitanti, proprio per l'effetto del cambiamento climatico, sono costretti a lasciare la loro terra. The real solution to all of this is what Marika has already mentioned, to grow biodiversity, to do organic farming, and intensify the creation of the renewability of the carbon cycle, to heal the cycle. And I'll say a little more about this because there's too much confusion in this area. Quindi l'unica soluzione è quella che Marika già accennava, basarsi sulla biodiversità, incoraggiare la biodiversità e l'agricoltura biologica, e anche di utilizzare il ciclo del carbonio rinnovabile. Approfondirò questo tema perché c'è abbastanza confusione. You know, we all
think ecologically and therefore we are ecological activists. A lot of people think mechanically and they find false solutions without changing the system. Noi pensiamo in maniera ecologica e quindi siamo attivisti ecologici, ma molte persone pensano in maniera meccanica e quindi trovano delle false soluzioni senza cambiare il sistema. So ecologically, what is the problem of climate change? We've taken fossil fuels, which are nothing but plants of millions of years ago, fossilized, which Mother Earth put under the soil to say, keep it there, don't touch it. And we find new tools of mining and extracting and drilling. They burn it and there's too much in the atmosphere and meantime we are killing the sources of pulling it out. Quindi noi che pensiamo in maniera ecologica vediamo il cambiamento climatico come la conseguenza del fatto che abbiamo estratto dal terreno troppi combustibili fossili che altro non sono che piante che si sono fossilizzate, sono rimaste e devono rimanere sotto il terreno. Ci siamo inventati di tutto, dalla miniera... esplorazioni l'abbiamo bruciati troppo. So, you know, those green leaves are the most efficient way to pull carbon dioxide out of the atmosphere and put it back where it belongs into the soil. Quelle foglie verdi sono la maniera più efficiente di rilasciare l'anidride carbonica nell'aria di prenderla dall'aria e di rilasciarla nell'aria, di assorbirla e di inserirla nel terreno. So the more diversity you have and the more biomass you produce, the more you are reducing emissions and reducing the stocks. So for example, we have millets that can grow as tall as this board. Can you imagine how much carbon they're fixing? But chemical fertilizers need short plants, so they create dwarfs. And not only do those dwarfs stop absorbing that much carbon dioxide, because they are now using mechanistic ways of doing things and synthetic fertilizer, there's more emissions. So you're losing both ways. Quindi con la biodiversità e con più biomassa si riducono le emissioni, perché se, tra l'altro si crescono degli alberi molto alti. Utilizzando i fertilizzanti chimici, le piante che nascono sono delle piante nane, molto, molto piccole, che quindi hanno una minore capacità di fare questo processo e anche inoltre contribuiscono di più alle emissioni per lo stesso processo per l'utilizzo dei fertilizzanti chimici. The first principle of ecology is the more diversified your system, the more stable it is, the more resilient it is. Il primo principio dell'ecologia quindi è che più il sistema è diversificato, più è resistente. So the word Navdanya means 9 seeds. That's the highest digit of diversity you can reach. After that you have to go to 10, which is 1 and 0. 9 seeds. Il nome della nostra associazione significa proprio 9 semi. And on our, you know, we have a conservation and research and training farm in India, at Dehradun. I call it the Earth University. I hope some of you, sometime in your journey, maybe you, Marika, we can organize a climate camp there where you can actually. Why not? Why not? Yes, good idea. But you know, we do all these experiments. So 2 crops are more resilient than 1, 3 are more resilient, and you go up 9, and we even do 12, the highest resilience. You can have too much rain, too little rain, drought, it doesn't matter. Some food will grow.
In India abbiamo un nostro centro di, dove conserviamo le piante, dove facciamo ricerca e diamo anche dei corsi. Spero che qualcuno di voi possa venire nei vostri viaggi, possa venire a visitarci. Facciamo questi nostri esperimenti dove notiamo che due colture sono molto più resistenti di una, tre sono più resistenti di due e così via. Resistono alla siccità, alla pioggia, a troppa pioggia, resistono a tutto. A system of diversity in Mexico and the Central America is milpa, where you grow maize and beans and squash, and that gives you a complete food, but it also gives you resilience. Un sistema di diversità che si usa in Messico, nel Centro America, è quello della milpa, dove vengono coltivato il mais, i fagioli, e è un sistema che dà ovviamente cibo per la popolazione, ma anche un sistema molto resistente. But there's a third kind of resilience diversity gives, which is resilience to an exploitative market, where if you grow only one crop, there's only one buyer. They will want to drive the power prices down. This is what's happening in India. Our farmers are dying because they have been pushed to grow one crop and they're not able to sell it. Whereas when you grow many crops, you eat one third, you sell one third locally, and maybe you sell something for long distance. But you don't wait for Cargill and Lever to come and buy what you've grown. C'è poi un terzo tipo di resilienza che è quello la resilienza al mercato che sfrutta, perché se si coltiva una sola coltivazione vuol dire che c'è solo un compratore il quale fissa il prezzo e che decide lui quando e come comprare. E in India abbiamo così tanti contadini che non riescono più a vendere e perché non deve essere la Cargill che a decidere che cosa un contadino deve coltivare. I want to touch quickly on a few false solutions. The first was a word Monsanto created called climate smart agriculture, which was to apply Roundup, which is the glyphosate on which the new report by Aysud and Navania has just been done. E adesso vi parlerò di qualche falsa soluzione. Una parola che ha creato la Monsanto, ossia l'agricoltura climaticamente intelligente, che è anche parte del rapporto di cui vi parlava Marisa. Then Monsanto, you know, they didn't get away with it. I think we showed how wrong that approach was. 2 years ago, they bought the world's biggest climate data corporation, because you all might have heard the word big data these days. These same corporations which sell chemicals, and they haven't stopped to sell the poisons, now want to sell data about the vulnerability to climate. Tuttavia Monsanto non ce l'ha fatta. 2 anni fa ha comprato la più grande impresa multinazionale di dati, perché le stesse multinazionali che vendono i pesticidi adesso stanno comprando i dati sulla vulnerabilità al cambiamento climatico. Monsanto has also bought the world's biggest soil data corporation, because they want to turn soil data into another commodity to sell to farmers. Monsanto ha anche comprato la più grande multinazionale di dati sul terreno, perché vuole trasformare anche il terreno in un bene da vendere ai contadini. They want to join all of this into selling insurance. They're trapping more and more farmers in insurance, climate insurance, and they're looking at a market of $3 trillion. E vogliono unire tutto questo, vogliono aggiungere a tutto questo la possibilità di vendere assicurazioni ai contadini, intrappolandoli in queste assicurazioni sul clima, e stiamo parlando di un mercato di 3.000 miliardi di dollari. Now, all our societies have evolved seeds according to the local climate. And in coastal India, for example, we've always had a few cyclones.
So we have salt-tolerant crops, we have salt-tolerant rice. These companies are now trying to patent and pirate the rices our farmers have evolved. Tutte le società si sono cambiato i loro semi in base al clima locale. Per esempio in India abbiamo i nostri semi che sono adatti al clima tropicale. Adesso queste compagnie, queste multinazionali vogliono mettere un brevetto a questi semi. Because they breed nothing, they just take farmers' varieties, run them through algorithms. They know it's a drought-resistant variety. They'll take 5,000 drought-resistant variety, run them through an algorithm, and as they admit, we bet on which part of the genome contributes to the trait. And they patent it, and there are 1,500 patents taken for climate resilient crops that have been pirated from farmers by the poison cartel. Quindi queste multinazionali non coltivano nulla, prendono semplicemente le varietà di semi dai contadini, sviluppano un algoritmo per vedere quali sono i semi resistenti alla siccità e poi fanno una scommessa su quale parte del genoma sia resistente alla siccità, e stiamo parlando di 1500 brevetti che sono stati proprio rubati a questi contadini dal cartello del veleno. So, from what we have been doing in Navdanya, I can see a few steps that we all need to take everywhere. The first is we have to keep seeds in the commons, we have to keep fighting against patenting of seed. Quindi con il lavoro che noi abbiamo fatto con Navdanya ho notato alcune cose che tutti dobbiamo fare. La prima cosa è che dobbiamo mantenere i semi in comune, non possono essere brevettati. Otherwise, people will be victims of climate disasters, and then they'll be victims of the disaster of having to buy patented seed, for which they will be indebted for all their lives. Altrimenti le persone diventeranno vittime di disastri climatici, oppure saranno costretti a comprare questi semi brevettati e contrarranno dei debiti enormi. Second, we have to keep our knowledge in the commons. If knowledge is being reduced to data and then being sold as a commodity, we must know what soil is like and what the soil web is. We must know what seed breeding is. That's the course we teach in September, the A to Z of agroecology and organic food systems. Il secondo principio è che dobbiamo mantenere la conoscenza in comune. Non possiamo permettere che i dati sui semi e sul terreno diventino dei beni da vendere, dei prodotti. Dobbiamo sapere che cos'è il terreno, e questo è proprio il tema di uno dei corsi che noi terremo a settembre. The system that has created the climate problem and is vulnerable to it is intensive in monocultures, intensive in chemicals, intensive in capital, and intensive in long-distance transport. Il sistema che ha creato il problema climatico è un sistema che è intensivo nella monocultura, nel trasporto, nei capitali e nella distanza. The systems we are building and have to spread are systems that are intensive in biodiversity, they're intensive in ecological processes, they're intensive in knowledge, they're intensive in care, and they're intensive in terms of producing more food and more nutrition, not more commodities that bring more profits to a cartel of four. Il sistema che invece dobbiamo creare è un sistema che sia intensivo in biodiversità, in processi ecologici, in cura, in conoscenza, un sistema che possa crescere, che possa dare più cibo e non più profitto per questi cartelli. Normally when you think, oh my gosh, 350 parts per million, no 400 parts per million, no 500 parts per million, you think it's a number in the air that you can't
do anything about. But when you realize that in this, in the agriculture and the way we produce food and distribute food is the biggest solution to climate change, we realize the solution is in our hands. The solution is in a garden everywhere. The solution is in small farms. The solution is ensuring that each of us becomes a part of the climate solution while we also eat better food. And that's the beauty of it, that you can eat your way to a climate revolution. Quindi l'agricoltura è veramente la parte più importante, la parte più importante nel combattere il cambiamento climatico attraverso un'agricoltura piccola scala. E davvero dobbiamo considerare che tutti noi siamo parte della soluzione e che questa soluzione al cambiamento climatico, tra l'altro, è anche una soluzione molto piacevole perché ci permette di mangiare un cibo migliore, quindi di mangiare verso la rivoluzione. Thank you. Mm-hmm. E noi accogliamo con piacere l'invito di Vandana a fare il prossimo Climate Camp a Navdanya in India. Ci troveremo lì quanto prima, ora capiremo come organizzarsi. Ma soprattutto la ringrazio perché raccontare con naturalezza, semplicità, l'inevitabile verità, cioè quella che pochi dicono, e fare lo sforzo per legare il tema dei cambiamenti climatici, che sembra sempre un tema tecnico, freddo, per gli scienziati, per i divulgatori, e non una cosa che invece riguarda tutti, è la sfida con la quale ci confrontiamo tutti i giorni. Io chiamo Noeli di Yasunidos, che vuole intervenire in questa discussione portando anche la loro esperienza, che è un'esperienza straordinaria che non anticipo, ma che ti chiedo di raccontare. Buenas noches a todas y todos. Estoy profundamente feliz de estar aquí esta noche con todos ustedes. Yo vengo de Bolivia, sin embargo, gran parte de mi corazón pertenece al Ecuador, que es el país en el que yo nací. Ahora mismo estoy muy contenta de estar participando en este espacio que ha congregado tantos jóvenes, tantos y tantas jóvenes, para hablar, discutir, pero también proponer alternativas frente a esta problemática y esta crisis civilizatoria mundial que va a determinar nuestra vida como especie. Me refiero específicamente al cambio climático. ¿Capite o avete bisogno di traduzione? Traduciamo, capite? Meglio tradurre comunque. Ok, però te traduco un secondo. Bene, era solo la sua presentazione per il momento, quindi insomma, salutava dicendo che è felice di essere qui. Lei viene dalla Bolivia, però è molto legata all'Ecuador, dove è nata, ed è molto felice di essere qui e di avere questa occasione di condividere con altri attivisti, di discutere, di parlare e soprattutto di trovare alternative per quella che si può chiamare la più grande crisi di civilizzazione, di modello civilizzatorio che stiamo affrontando, e che è appunto il cambiamento climatico. De esta manera, yo a lo largo de mi experiencia he estado trabajando en la Amazonía boliviana. Yo estoy acompañando los procesos junto a las comunidades indígenas de afectación, no solamente de los proyectos, bueno, de la presencia en general de los grandes capitales que se asientan en los territorios y que impactan de maneras muy diferentes, no solamente a las comunidades, al territorio, pero también específicamente a las mujeres, ¿no? Io lavoro in Amazzonia portando avanti dei processi di accompagnamento alle comunità indigene, le comunità indigene impattate da diversi tipi di problematiche climatiche, ma anche progetti di diverso tipo, e con un'attenzione al fatto che molto spesso le più impattate, quelle che subiscono più impatti, sono proprio le donne. In questo senso, l'Amazonia boliviana, a pesar de ser una de las más grandes y más importantes, o sea, con extensión más grande y más importante del mundo, y al saber nosotros, la Amazonía es uno de los pulmones más importantes del planeta, a pesar de que esta es bien invisibilizada,
esta está siendo avasallada, y justamente por esta invisibilización, avasallada de muchas maneras, como decía anteriormente, por estos capitales y específicamente por la vertiginosa expansión de la frontera agrícola, que de la mano de la soya transgénica en particular, está acabando con los bosques de esa selva. In questo senso l'Amazzonia della Bolivia è, anche se forse non tutti lo sanno, ma è una delle zone amazzoniche più grandi e più importanti del mondo, il polmone verde del pianeta, come spesso diciamo. È una zona però molto invisibile, il fatto che sia invisibile sta aiutando la distruzione che stiamo vivendo per via di progetti ad alta intensità di capitale, in particolare proprio all'aumento, all'implementazione della frontiera agricola, e la soia transgenica è quello che in questo momento sta di fatto distruggendo tutta l'area boschiva della Bolivia. Sin embargo, y justamente en este marco y entendiendo las múltiples maneras en que se está devastando los territorios de la Amazonía, que no conoce de fronteras, es que siempre me hubiera gustado preguntarte, y ahora que tengo la oportunidad, Vandana, es para mí un honor poder preguntarte, ¿de qué maneras crees tú que podemos, desde donde estamos, y pensando también, en esto que está sucediendo en este momento, en este espacio en el que hemos congregado tantas personas, ¿cómo crees tú que podemos erosionar el capitalismo en tanto este es un sistema que nos está erosionando como especie y como todas las formas de vida existentes en este planeta? Essendo consapevole quindi di questi presupposti, cioè della maniera in cui si sta distruggendo l'Amazzonia della Bolivia in particolare, vorrei domandare a Vandana Shiva, è un onore per me domandarglielo ed essere qui, che cosa pensa che si potrebbe fare anche in riferimento a quello che stiamo facendo qui in questi giorni, cioè un brainstorming collettivo per trovare delle proposte, delle soluzioni, delle campagne che possano trovare una soluzione ora al capitalismo, diciamo, questo è un po' ampio, che però possano aiutarci, diciamo, a combattere questo sistema che sta davvero distruggendo il pianeta e tutti i suoi abitanti. No one sells capitalism, they sell GM soya. Nessuno dice capitalismo, dicono soia transgenica. And they sell myths that go with it. The first myth is that more food is produced by the industrial system, but the figures are very clear. Only 10% of the soya being grown in the world is going into the human food chain. The rest is biofuel and animal feed. E insieme alla soia transgenica ci vendono anche dei miti, ossia che più cibo viene prodotto da questa industria, da questa agricoltura industriale. In realtà è tutto il contrario, tutto l'opposto, perché solamente il 10% della soia coltivata viene utilizzata entra nella catena umana, viene utilizzata nella catena alimentare, il resto è tutto usato come carburante. The second myth is that GMOs will produce more food and therefore we must spread them to solve the problem of hunger. Il secondo mito è che siccome la coltivazione della soia produce più cibo, dobbiamo aumentarla per risolvere il problema della fame nel mondo. So why is GMO soya spreading so much? Is the world saying give us GMO soya, we want to eat GMO soya? No one's saying that. People are saying we don't want it. Quindi perché questa soia transgenica sta diffondendo così tanto? Non è che le persone dicono vogliamo la soia transgenica, anzi le persone non la vogliono. The first is that for every acre planted of GMO soya, it could be by cutting the Amazon, it could be in Argentina, Monsanto collects royalties, and that is bigger than the trade in the actual product. The royalties are the biggest economy. La verità è che per ogni per ogni ettaro di soia piantata, la Monsanto ottiene delle regalie, e queste sono più grandi dell'intero commercio della soia. We have a book on pulses, because last year was the year of pulses and beans, and we have a very big chapter on soya imperialism.
and what it's costing the Amazon, very big chapter. Abbiamo scritto un libro sui legumi, perché l'altro anno era l'anno dei legumi e dei fagioli, e un capitolo si chiama proprio l'imperialismo della soia. Because there are hundreds of thousands of beans. The soya bean grew in East Asia. In East Asia they used it as a fermented food and never as anything else. And now it's spreading in the Amazon only because the patents on GM soya are the big money. So how do we fight? Ci sono centinaia di migliaia di fagioli, quello della soia è solamente uno che cresceva nell'Asia orientale e adesso si sta diffondendo nell'Amazzonia. Perché? Come possiamo combatterlo? I think we have to really continue to challenge the idea that seed is an invention of Monsanto, that they can have a patent and they can collect royalty. Like I said, soya comes from East Asia. The first genetic engineering was not done by Monsanto. It first sued the companies, then bought them up because the royalty issue is big. So if we prevent the collection of royalties by continuing the movement on no patents on seed, this problem, that is where it will stop. Quello che dobbiamo fare quindi è continuare a combattere questa idea che dobbiamo continuare a combattere Monsanto, il fatto che Monsanto si è inventato questi semi e che ha dato che prende queste regalie, queste royalties da ogni seme brevettato. The second place where we have to do more work is how the economy of biofuel and the economy of animal feed prospers because of our tax money, our subsidies. La seconda area in cui dobbiamo lavorare è quella dei combustibili biologici dei biocarburanti e dei concimi per animali che vengono dati con i nostri soldi, con i soldi con le nostre tasse, sono tutti sussidi. I always talk now about a new politics we need for the earth and for people. I call it earth democracy. And I think we need a new effort and something you can work on, all of you, because you're here from different continents. We need a strong solidarity between the people in the Amazon, the indigenous cultures, fighting to protect their forests and cultures, and people in Europe, which is the biggest consumer of soya, particularly for animal feed. And I think a boycott of meat fed on soya from Amazon would be a very important movement to put a squeeze from both sides. Io parlo sempre di una nuova politica e la chiamo la democrazia della terra, una politica che ha bisogno di una forte solidarietà tra la gente dell'Amazzonia da un lato e quella dell'Europa, perché l'Europa è il più grande consumatore di cibo per animali, e quindi se noi boicottassimo la carne, per esempio, la carne di animali che sono nutriti con la soia, questo sarebbe veramente un grande movimento. E grazie a questo intervento anche di Yasunidos, che ci ha raccontato che cosa avviene nell'Amazzonia della Bolivia. Effettivamente le problematiche che viviamo, seppur chiaramente declinate rispetto al territorio in cui siamo insediati, ripetono le stesse dinamiche che appunto vanno nel senso di curare gli interessi delle grandi lobby, che siano lobby del petrolio, che siano lobby dell'agrotossico, eccetera. Quindi è importante appunto confrontarsi rispetto a situazioni diverse.
Noi siamo in chiusura, tuttavia se ci fossero delle impellenti e brevissime domande potremmo raccoglierne 3 o 4 e poi lasciare a Vandana Shiva l'ultimo intervento prima di salutarci e poi di rimanere qui a chiacchierare con voi. Vieni qui. Non credo che ti sentano. I was very interested in the fact when you mentioned that Monsanto managed to patent DNA. I find this very, the DNA of the seeds that he feels would be resistant to, you know, to climate change in the future. I think this is very serious and it's got very big consequences because one thing is, you know, to patent one seed, it means to patent all the DNA that is within the seed. And I think we should campaign very hard to stop patenting on DNA, to stop patenting on the function of this DNA can have in the future. Because this is a chain, it can't stop anywhere. So it must become illegal. Thank you. La domanda per chi non la domanda più un commento, diciamo, per chi non l'avesse capito, che è stata molto colpita da questo fatto che la Monsanto è riuscita a brevettare il DNA dei semi. Perché una volta che si brevetta, in questo modo si brevetta tutto il DNA ed è molto pericoloso e quindi è necessario veramente iniziare una campagna molto forte per bloccare questa cosa e renderla illegale. Vandana ha detto che era d'accordo, però poi la domanda era ma come possiamo farlo? No, I will just suggest you meet up with Ruchi and find out how we build the seed freedom movement, which is based on no patents on seeds and no patents on genes. And we have succeeded in many countries and many places, including India, to block this attempt to patent genes, seeds, DNA. So Ruchi is somewhere at the back, and Ruchi is there. And get in touch with her, get the details. And quello che io suggerisco quindi di mettersi in contatto con Ruchi e di farsi spiegare come noi abbiamo creato il movimento dei semi liberi, ossia siamo riusciti in vari paesi tra cui l'India a bloccare proprio questo processo di brevetto del DNA dei semi. Io vi ringrazio per l'attenzione.